Bentrovati nell'angolo dello sport. Come sempre mi prendo 24 ore di tempo per fare il commento sulla Pescara-Salernitana, che è un commento estremamente positivo, ma le 24 ore servono proprio per somatizzare tutto ciò che avviene sul campo, perché effettivamente primo tempo piuttosto scialbo, preoccupante, poi invece il Pescara ha trovato due bei gol sul finire della partita. Si è messo in una situazione di playoff piuttosto dignitosa. Mi preme mettere in evidenza il Beppi Pillon che ha centrato il suo obiettivo. All'inizio Pillon ha detto faremo i playoff e saremo la mina vagante di quel mini torneo. Forse nemmeno in società ci hanno creduto molto a Pillon, tant'è che nelle ultime giornate c'erano dei venti contrari che rendevano difficile la navigazione, andiamo in metafora, di Beppe Pilon, il quale invece ha saputo trovare la linea giusta del vento ed è arrivato dove doveva arrivare. Parlando di Bettella, che è stato uno degli elementi positivi di queste ultime giornate, ma io ci aggiungerei anche Sottil, però c'è da dire che in definitiva sono due ragazzi che ci sono piaciuti, ma che non sono nostri, che perdiamo fra meno di 20 giorni, un mese, appena dopo i playoff. Anzi, qualcuno di questi possiamo perderli pure prima per il problema delle convocazioni in nazionale. Pillon, per quanto riguarda Bettella, ha detto che è un ragazzo che ha un grande futuro davanti a sé. In chiave playoff dico subito che il Cittadella, ecco perché al momento in cui vi parlo dovrebbe essere Cittadella la squadra che deve incontrare il Pescara, lui Pillon ha detto l'avrebbe voluto evitare, un po' perché abbiamo due precedenti negativi, con il Cittadella abbiamo perso sia in casa che fuori, una volta per 4-0, una volta per 1-0, però diciamo una cosa, che il Pescara ha fatto un bel campionato, sicuramente, ed è molto merito di Beppi Pillon che ha saputo trarre da questi giocatori, da questa rosa, ancorché non sempre completa, il meglio possibile. Adesso ha detto ci dobbiamo credere, senza timore, tutto di guadagnato, non abbiamo nulla da perdere. Ha detto ci prepareremo, e però dice dobbiamo vedere come si deve sistemare questa finale dei playoff, perché nel caso ci dovesse essere un allungamento, insomma il Pescara perderebbe dai 4 ai 5 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, quindi sarebbe un grosso problema, anche se c'è da dire che la società si sta attivando per evitare che qualcuno parta, che possa rimanere qualcuno. Chi secondo me parte proprio sicuro sicuro è Memushai. Poi per gli altri c'è da vedere un po' qualche cosa di più e di meglio. Bene, posso chiudere qui questa puntata. Un affettuoso abbraccio a voi tutti, come sempre, da Gianni Lussoso, un ringraziamento a Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.